L'appuntamento era tra Monreale, Terrasini e Cinisi, i media della CEI, insieme per passione. 4 giorni per rispondere alle provocazioni delle parabole evangeliche e confrontarsi su una comunicazione feconda ed una riflessione alta ed alta. Testate unite con un intento preciso. Insieme consolidare la nostra presenza per essere sempre più voce limpida, chiara, libera della Chiesa che sta in Italia e anche essere nella contemporaneità per raccontare meglio con una informazione e con un'offerta che sia credibile, che sia autorevole, che sia libera da condizionamenti. È vero, un modo davvero per aiutarci con un obiettivo comune. Dietro ogni fatto, anche il più doloroso, c'è comunque un motivo per riflettere, un motivo per fare un po' il punto della situazione, per imparare qualcosa. Credo che questo sia importante, ecco, che si trovi la possibilità insieme di poter dare, ognuno nel suo specifico, una notizia, una buona notizia al Paese. È un modo per dimostrare innanzitutto che c'è una capacità di accordarsi, di essere in stereofonia permanente tra dei mezzi diversi ma che hanno una stessa finalità, informare come bisogna fare, quindi con profondità, con attendibilità, con rigore, con rispetto umano e con una parola un po' impegnativa, mettendoci l'anima. Mi pare che le parabole possono darci un grande insegnamento anche ai comunicatori sociali, perché ci dicono che bisogna privilegiare le narrazioni, le testimonianze, i fatti, piuttosto che delle fumose interpretazioni della realtà. I temi di arte, giustizia, società e comunicazione hanno scandito le tappe dell'incontro e ieri sera premio Una vita per passione a Mario Incudine, il cantante, attore e pluristrumentista siciliano.